Buongiorno a tutti, ben trovati. Ben trovati. Allora, è una delle ultime dirette Facebook prima delle ferie estive, perché faremo anche un po' di ferie, meritate ferie, io, voi, tutti quanti. Certamente non saranno le ferie dei periodi d'oro, ma un po' di riposo ce lo meritiamo tutti quanti. Però prima delle ferie estive avremo comunque altre occasioni di incontro, dicevo sicuramente altra diretta, ma anche, credo, una riunione nazionale. Devo ancora vedere e concordare quale giorno. Cioè, cercherò di evitare il più possibile la domenica, proprio perché anche a sabato e la domenica abbiamo bisogno di qualche ora di ricarica, però credo che prima delle ferie estive ci sia bisogno di un momento un po' più lungo di riflessione e di confronto su alcune questioni. Vi do anche un altro appuntamento, esattamente per il 7 di agosto a Roma. Non sarà sicuramente l'appuntamento che molti si aspettavano, magari preferivano in qualche località balneare, ma il 7 di agosto a Roma un'asca festeggerà i 30 anni della legge 264, la legge che ha istituito il consulente automobilistico. È però un'occasione di festa prima di tutto, quindi incontro tra tanti colleghi, è aperta anche al settore autoscuole, parteciperanno un po' di politici, di personaggi delle istituzioni, credo anche il vice ministro Bellanova, quindi sarà comunque un'occasione importante e interessante di incontro. Roma, Hotel Cavalieri, poi manderemo tutte le istruzioni dettagliate, 7 di agosto. Veniamo agli argomenti di oggi. Oggi parliamo un po' di Parlamento, incontri avuti in Parlamento questa settimana, in particolare l'audizione presso la Commissione Trasporti per il disegno di legge rosso relativo ai monopattini e anche a delle interrogazioni con relativa risposta del Vice Ministro Morelli, che credo siano interessanti da valutare. Poi abbiamo anche altre notizie. Allora, iniziamo dall'audizione. Beh, intanto, come ho avuto occasione di dire in audizione, importante credo il fatto che la Commissione Trasporti della Camera, nel discutere un disegno di legge sui monopattini, abbia ritenuto di dover sentire una serie di organismi, associazioni, eccetera, tra cui le due associazioni riconosciute delle autoscuole, UNASCA e Comparca, per sentire il punto di vista di chi fa formazione e di chi si occupa dei problemi della mobilità sul campo tutti i giorni. Noi siamo andati direttamente di persona, Comparca si è collegato in videoconferenza, abbiamo partecipato io e il vice segretario studi Francesco Squino per esprimere il punto di vista delle due categorie, quello degli studi sulla parte amministrativa legata al monopattino e quella delle autoscuole per la parte soprattutto relativa alle norme di circolazione e alla formazione. Intanto sicuramente un momento importante, l'audizione è durata parecchio, oltre il termine prestabilito, perché ci sono state delle domande e anche delle repliche da parte nostra. Che cosa siamo andati a dire? Parlo soprattutto per il settore autoscuole. Intanto abbiamo puntualizzato il bisogno di chiudere la fase sperimentale del monopattino, che invece è ancora in vigore fino a fine anno, ma credo che sia importante dare un'accelerazione, chiuderla e finalmente avere delle norme che siano omogenee su tutto il territorio, non che cambino là comune a comune a seconda della sperimentazione, e che siano inserite in maniera organica nel codice della strada, perché l'altro problema è questo, che si rischia di avere una legislazione che
causa mancato rinnovo del codice della strada, così come era stato preventivato già nella scorsa legislatura con la legge di modifica, la legge delega, e poi questa con un disegno di legge che anche qui è andato via via bloccandosi in commissione trasporti prima e poi, prima in aula e poi in commissione, dicevo, il rischio è che a causa di tutto questo continuano a uscire dei provvedimenti spezzettati, a volte anche inseriti in provvedimenti che non hanno nulla a che fare con la mobilità e che diventino delle piccole leggi a sé stanti scollegate tra di loro. Invece c'è bisogno, dicevo, di una normativa armonica. Questa è la prima cosa che abbiamo sottolineato. La seconda è che proprio in questo senso va anche in parte rivista la normativa della mobilità ciclabile, appunto inserita con un decreto che non c'entrava nulla con la mobilità e che non è ancora ultimata, manca il regolamento sulla segnaletica relativa alle corsie ciclabili, alla casa avanzata, alle zone scolastiche, eccetera, e il monopattino deve essere inserito organicamente anche in questa normativa. Quindi c'è bisogno di un lavoro complessivo che superi un po' l'idea di mettere quattro regole per regolare il monopattino che si è diffuso in maniera selvaggia, ma che stabilisca sì le quattro regole, ma all'interno di un disegno più generale e più armonico. Ci siamo anche permessi di dire che secondo noi alcune cose vanno migliorate rispetto al testo del disegno di legge. La prima, per esempio, relativa all'età per condurre il monopattino. Nel disegno di legge si parlava solo di maggiorenni. Noi abbiamo rilevato che ci sono i minorenni che da oggi sono autorizzati a circolare anche con ciclomotori o addirittura con motocicli, perché titolari di patente AM A1 e B1, e quindi anche a questi sicuramente dovrà essere permessa la circolazione. E abbiamo suggerito che qualora si voglia invece estendere ancora di più, quindi a tutti i minorenni, l'uso del monopattino, questo però deve essere assoggettato ad un corso di formazione con il rilascio di un attestato. Corso di formazione che noi immaginiamo molto semplice, molto snello, 5 ore più o meno, rilasciato direttamente dalle autoscuole, perché, ho fatto una battuta alla commissione, se parliamo di introdurre un esame, poi saremo di nuovo qui a dire che mancano gli esaminatori e che gli esami vengono fatti con molto ritardo. Quindi qualcosa che sia slegato dall'esame e che venga gestito direttamente dall'autoscuola. Abbiamo anche dato alcuni suggerimenti sulle norme della mobilità ciclabile in generale, però diciamo che queste sono le cose principali. In ogni caso, il documento relativo al nostro intervento l'abbiamo inviato a tutti gli associati e da oggi è disponibile anche la registrazione sia sul sito della Camera che sui nostri canali YouTube, quindi chi vuole si può ascoltare le esposizioni con Farca, la nostra, le repliche di alcuni onorevoli e le risposte che noi abbiamo fornito. Su questo è stata occasione, una replica di un onorevole, di una risposta da parte mia anche abbastanza partecipata, diciamo in questo modo, perché ho tenuto a specificare che un'ASCA, ma credo tutta la categoria, non si schiera, al di là delle opinioni personali, nella guerra di religione che si è scatenata pro e contro il monopattino. Non è compito dell'associazione autoscuole dire se va bene o se non va bene. Il nostro compito è, preso atto che esiste, preso atto che lo si vuole regolamentare, suggerire una regolamentazione coerente e suggerire, anzi chiedere a gran voce, una formazione adeguata. Ho ricordato all'onorevole che ci ha in qualche modo accusato di preoccuparci dei monopattini e non di altre aspetti a circolazione, che questo non è vero, che noi ci siamo sempre occupati di tutta la circolazione stradale e che
In tutto il codice della strada la parola formazione non esiste. Anzi, mi correggo, esiste sì una volta nell'articolo 123 che definisce le autoscuole come scuole di formazione, oltre che di educazione stradale. E quindi è il caso che si faccia coerenza anche con questa definizione del codice della strada e si stabilisca che occorre la formazione e che la formazione la devono fare i professionisti delegati dal codice della strada, cioè le autoscuole. Sempre in Parlamento in questi giorni, alcuni parlamentari hanno ripreso un po' le nostre interviste, i nostri comunicati stampa della scorsa settimana legati all'emergenza fogli rose, scadenza, emergenza esami e così via. E quindi alla Camera c'è stata un'interrogazione degli onorevoli Rotelli e Silvestroni, i Fratelli d'Italia, mentre al Senato ce n'è stata una della senatrice Di Girolamo dei 5 Stelle e di altri senatori dello stesso partito. Il vice ministro dei trasporti, l'onorevole Morelli, ha dato risposta alla interrogazione presentata alla Camera. E direi che è interessante spenderci 2 minuti su questa risposta, perché da una parte ci dà alcune notizie, dall'altra conferma il nostro senso di sconforto da una parte e di necessità di maggiore e ulteriore impegno dall'altra. Il Vice Ministro afferma innanzitutto di conoscere molto bene la situazione e aggiungo io questo anche perché prima era Presidente della Commissione dei Trasporti, quindi più volte ha fatto lui o ha portato avanti o è stato il collante di altre interrogazioni presentate negli anni scorsi. Infatti dice che lui si sta dando da fare, che tutti i giorni fa presente al governo, al ministero, questa situazione, sta cercando di porre rimedio. Ma al di là di questo, credo che sia interessante sottolineare che il vice ministro dice che stanno per essere fatte delle assunzioni, questo già da un po' di tempo, attraverso la mobilità e le graduatorie di altre amministrazioni. Confermo che questo sta avvenendo, è già avvenuto lo scorso anno, sta avvenendo anche quest'anno, soprattutto sono i direttori generali territoriali che se ne stanno occupando nelle varie situazioni. Siamo intervenuti anche personalmente come associazione per sollecitare le regioni ad aprire queste graduatorie e a metterle a disposizione del Ministero. Questo soprattutto è stato fatto la scorsa settimana in Emilia-Romagna, grazie alla nostra collega Giuliano, l'ho già ricordato la volta scorsa, ma anche in Regione Lombardia, dove è stata votata dal Consiglio regionale una mozione proprio per questo motivo, per aprire le graduatorie e assumere personale. Va detto però che da queste graduatorie si assumono poche decine di persone per ogni regione, quindi non è sicuramente la panacea, è importante, bisogna continuare, ma non è sufficiente. Allora il Vice Ministro ci dà notizia, peraltro l'avevamo già vista in altra fonte, che sono in via di assunzione, lasciatemi guardare i numeri precisi, 210 funzionari amministrativi barra contabili e 340 assistenti amministrativi tecnici e informatici, questi mediante concorso. Quindi i tempi sicuramente più lunghi, lui dice nei prossimi mesi, siamo abituati ormai al fatto che i mesi sono molto più lunghi di 30 giorni normalmente e quindi ci vorrà un po' di tempo. Però perlomeno abbiamo fissato questo termine, 500 persone che dovranno essere assunte, io spero in motorizzazione, e spero che poi queste persone, e qui torniamo a uno dei temi che ci accade, che abbiamo ripetuto all'infinito, spero che poi queste persone facciano il corso di abilitazione, superino gli esami e vengono immesse ad effettuare operazioni di esame, altrimenti saranno persone che saranno poco utili alla nostra causa. Causa.
Ecco perché, ribadiamo fino alla noia, è necessario cambiare le regole di assunzione. È necessario assumere persone che abbiano già determinati requisiti e che si sa già che dovranno fare principalmente gli esaminatori. Per assurdo, di queste 500 persone potrebbe essere che nessuno voglia fare gli esami e quindi non avremmo risolto assolutamente nulla. Ecco perché è necessario cambiare prospettiva. Su questo tema negli ultimi giorni abbiamo avuto due incontri piuttosto interessanti, anzi tre, uno con la Lega, uno col PD, uno col Movimento 5 Stelle, proprio per lavorare con quest'ottica per arrivare a questo risultato. Ancora, aggiunge il Vice Ministro, in merito alla possibilità di utilizzare personale in quiescenza, evidenzio che prosegue l'attività istruttoria delle competenti direzioni generali del personale e della motorizzazione, finalizzata all'individuazione delle modalità di accreditamento del predetto personale. Beh, qui permettetemi di dire che dopo 7 mesi siamo ancora al punto che stiamo studiando le modalità e quindi, amici miei, ho grosso timore che queste persone noi non le vedremo mai. Mi auguro di sbagliare, ma mi sto convincendo che qui qualcuno o sta tirando il lungo apposta perché si arrivi al 31-12, termine che il Parlamento aveva dato per mettere al lavoro queste persone, oppure devo dedurre che i vari uffici incaricati non siano in grado di trovare una soluzione. Fino a poco tempo fa c'era stato detto che mancava solo la convenzione con un ente previdenziale per assicurarli. Adesso, leggendo tra le righe, pare che anche le modalità per pagarli non siano così automatiche, così semplici. E questo naturalmente andrebbe a complicare di molto la situazione. L'ultima cosa che volevo sottolineare è che nella interpellanza, interrogazione, e anche una specifica richiesta sulle proroghe dei fogli rosa, e su questo aspetto il Vice Ministro non ha fatto nessun cenno, e anche questo lascio a voi come interpretarlo. Da una parte ci viene detto, da altre fonti, che molto probabilmente lo stato di emergenza verrà prorogato fino ad ottobre. Questo come cittadini non è che ci fa molto piacere, però dal punto di vista di scadenza qualcosa migliora, noi crediamo invece che vada trovato un provvedimento ad hoc che parli di domande d'esame e parli di fogli rosa, a prescindere dalla fine dello stato di emergenza. Questo per quanto riguarda l'attività parlamentare. Altre notizie. Allora, intanto, una buona notizia, nella scorsa settimana, non so se già ne abbiamo parlato, ma finalmente è stato risolto il problema della sede dell'ufficio provinciale di Pisa. Abbiamo mandato ringraziamenti ufficiali al direttore generale territoriale, ingegner Fedele, all'ingegnere Loreto, alla dottoressa Giannulli che ha lavorato nei mesi scorsi per questa soluzione. Ovviamente il ringraziamento va esteso al sindaco, alla regione e ai nostri due segretari provinciali, scuole e studi che da più di un anno stavano lavorando su questo tema. Finalmente qui si è trovata la soluzione. Altra cosa interessante, un ordine di servizio emanato dalla DGT Sud, dall'ingegner Danzi, che ha avuto ancora per qualche mese la reggenza della DGT Sud, perché va ad aggiustare qualche procedura d'esame, incrementando gli esami di teoria e sostanzialmente incoraggiando il sistema delle prenotazioni a gruppi di esame. In alcune parti del territorio i direttori sono contrari a questa procedura, ad estenderla anche agli esami di teoria, in certi casi persino agli esami di guida, invece si è dimostrato che questa procedura è una procedura molto efficace, velocizza i tempi, risolve i contenziosi. Le autoscuole si organizzano e riescono a sfruttare al meglio il personale,
vengono ridotte al minimo le assenze, quindi credo che sia un giusto invito quello del direttore territoriale della DGT Sud e che da parte mia è da anni che sto cercando di portare avanti a tutti i livelli e quindi incoraggio e dico a tutti, in quelle zone dove ancora non si è adottata questa soluzione, adottatela perché è sicuramente la soluzione migliore. Se avete bisogno di chiarimenti o specifiche, l'associazione è disponibile. Questo ordine del giorno è molto interessante e vale però solo per la DGT Sud, quindi invito tutti i colleghi della DGT Sud a prendere contatti con i propri segretari provinciali in maniera da conoscerlo, discuterlo e applicarlo. Come tutte le circolari di ogni servizio, sicuramente l'associazione, la mia associazione, perché io parlo per la mia, ma tutte le associazioni hanno dato un contributo alla discussione, alla formazione delle idee che stanno dietro a questo ordine di servizio, ma come tutti i circolari di ogni servizio, il merito e la responsabilità è di chi ci mette la firma. In questo caso del direttore generale territoriale che ringraziamo. Vado a chiudere dicendo che sono rimasti in sospeso e senza risposta tutta una serie di problemi che già conoscete, sui quali quindi oggi non ho nulla da aggiungere rispetto alla scorsa o alle scorse settimane. Mi riferisco alle scadenze, già detto, agli esaminatori in quiescenza, già detto, al decreto CQC che c'era stato inviato e presentato, ma non abbiamo visto la firma del ministro e tantomeno in pubblicazione e ci sembra che ci sia qualche difficoltà, al decreto degli esami di SA che era stato annunciato sul sito del Ministero dei Trasporti e c'era anche un testo, ma anche qui non abbiamo notizie di firma e di pubblicazione, agli esami con riconoscimento facciale delle aule di teoria e alla limitazione degli spazi interpersonali all'interno delle aule di teoria. Su questo abbiamo mandato un nuovo sollecito al capo dipartimento, ma ancora non abbiamo notizie. Quindi, come vedete, dalla parte che spero di avervi detto delle cose interessanti, vedo che Andrea D'Avanzo dice che è interessante, dall'altra invece sono veramente mortificato perché sono settimane che continuiamo a accennare ad alcuni problemi che ad oggi non hanno ancora nessuna risposta. Chiudo rinnovando l'invito alla festa Unasca 7 agosto Roma Hotel Cavalieri e dicendo appunto che prima della fine del mese sicuramente avremo invece un momento di approfondimento molto più lungo e spero con delle altre importanti novità. Grazie a tutti per l'ascolto.